Sì, dopo tanti anni, decenni direi di parole sulla 106, finalmente dei fatti, perché i 3 miliardi eh, che sono stati stanziati in legge di bilancio e che si prevedeva di spendere in 15 anni, Anas ci dice che saranno spesi in 5 anni a partire dal, dall'anno prossimo, quindi significa che avremo eh, la realizzazione di una parte importante della 106. Eh, entro il 2030 la conclusione dei lavori eh, c'è molto da fare ancora perché ci sono altri tratti da finanziare vorrei segnalare però che nei vent'anni precedenti sulla 106 era stato in investito soltanto un miliardo in due anni siamo riusciti a trovare 3 miliardi per consentire ad Anas che fa la strada perché la strada non la fa la regione di realizzare questa strada al fine di evitare che si Chiami, che si continui a chiamare strada della morte. Ci sarà anche un impatto occupazionale importante? Sì, ci, ci sarà, sarà un questo. impatto occupazionale che ANAS quantifica in 1000-1500 unità, ma la cosa più importante è che eh, si creerà una via di collegamento civile a quattro corsie. In, eh, nella parte ionica della, della Calabria e per troppo tempi, tempo è stata inutilmente attesa. Ci sono buone novità anche sulla 2 perché mh, ora la discussione sta cominciando sulla 2, eh, anche lì è previsto un intervento invariante per eh, permettere di eh, risolvere i problemi che oggi sono determinati dal tratto fra Cosenza e Artiglia. Giudicare dai tempi dei lavori pubblici in Italia eh, non, non è troppo. Vorrei segnalare che eh, Anas ha detto che tutto questo lavoro di progettazione, di bandi, eh, legato ai bandi per la 106, è stato un lavoro fatto nel 2022. Quindi significa che questo governo regionale ha saputo svolgere una funzione di stimolo nei confronti di ANAS che mai eh, alcun governo regionale aveva svolto prima. La Regione è abituata ad assumersi tutte le responsabilità, a volte anche quelle che non dovrebbe assumersi. La regione negli ultimi due anni credo abbia abituato i calabresi a, a vedere che è una regione abituata ad assumersi tutte le responsabilità, anche quelle che sarebbero attribuite ad altri livelli di governo. Eh, utilizzando una norma del decreto semplificazione abbiamo chiesto ad ANAS di chiedere al Ministero dell'Ambiente di far concedere la valutazione di impatto ambientale, la via alla regione. Eh, per poter essere più veloci nella ehm, eh, redazione della, della via. Anche questo è eh, per evitare lungaggini, per evitare rit ritardi, eh, mettendoci la faccia direttamente, anche quando probabilmente altri avrebbero eh, scelto in passato di dire che si aspettava che il governo facesse il suo dovere. Grazie. Grazie.